spazio alle domande. Tanto grazie allora per essere numerosi. Una giornata triste perché è finito il mercato. E, no, innanzitutto sempre la cosa più importante è lavorare e ringraziare chi ha lavorato con me, a prescindere dal, ripeto, dal giudizio sul mercato che può essere positivo o meno positivo, non ha importanza. La cosa importante è che ci tengo e veramente ringraziare innanzitutto la proprietà, il patron, il presidente, tutti i soci, insomma, che mi hanno messo a disposizione risorse importanti, mi sono stati tanto tanto vicino in questi 2 mesi, quindi a loro sicuramente il ringraziamento più importante, poi sicuramente al direttore generale, a Paolo, a Bedin, a Francesco Vallone, al direttore tecnico, a tutta l'area scouting, al mister, insomma, credo che anche noi siamo una squadra nella squadra e quindi insomma sicuramente quando si lavora poi così intensamente, l'avete visto, insomma è giusto insomma, farmi portavoce, essendo io il portavoce responsabile, ringraziare veramente chi ha lavorato con me 24 ore al giorno e niente, adesso ci sarà modo di concentrarsi finalmente sul campionato, nello stare vicino ancora più possibile alla squadra. Fare in modo insomma che poi raggiungiamo insomma risultati. Questa è la cosa importante. Avete visto che mercato è stato? È stato sicuramente un mercato insomma con tante entrate, con tante uscite e abbiamo cercato di creare valore ad un gruppo non solo nell'immediato, ma anche nella prospettiva. Sono arrivati tanti ragazzi, tanti giovani. Mi sembra 14 giocatori più 2 che sono rientrati dai prestiti, Gerardi e Busatto per un'età media di 23 anni. Per cui insomma abbiamo sicuramente cercato, ripeto, di portare giocatori che hanno potenziale, che possono essere un valore per il club nell'immediato e nel futuro. Abbiamo abbassato di tanto l'età media, siamo passati dai 32 anni più o meno della scorsa stagione ai 26 di quest'anno, per cui insomma la politica è stata quella di creare un gruppo forte, ma che abbia una progettualità e che abbia un futuro importante al di là della stagione. E dicevo, è stato speso tanto in termini di tempo, anche in termini chiaramente economici, a livello di budget, anche sulle uscite. Sono state tante uscite, tante importanti, ma era quello che volevamo, creare un gruppo, ripeto, che abbia un futuro. Che abbia un presente, ma che abbia un futuro importante. Questo più o meno è stata l'idea che abbiamo avuto sul mercato. Sono arrivati tanti ragazzi, tanti potenziali. E ripeto, tutti sono stati seguiti durante la stagione da un'area scouting importante. E quindi sono frutto, come dicevo prima, di un lavoro di squadra che ha visto coinvolte tante persone. Ho già detto i nomi prima, non mi soffermo di più, ma nel senso che dietro ogni giocatore, dietro ogni acquisto, dietro ogni ragazzo c'è sicuramente una strategia e siamo molto contenti, ripeto, del lavoro che abbiamo fatto. Sono ragazzi, ripeto, che poi sono sui quali bisogna lavorarci tanto, ma siamo in mani ottime, perché abbiamo scelto già dall'anno scorso un allenatore che sposa come noi tutti questi valori e quindi, ripeto, dobbiamo lavorare nel quotidiano per cercare di creare quello che abbiamo sempre creato, no? Quello che abbiamo sempre cercato di creare, di dare, che è questa identità che vogliamo creare fortemente. Ci sarà bisogno di tempo sicuramente perché sono tanti ragazzi nuovi, ma l'idea è chiara di quello, ripeto, di creare un gruppo, di creare una squadra nella quale tutti noi, società, tifosi, ma loro stessi ragazzi si possano riconoscere in campo. Prego. Senti, campagna acquisti che senza dubbio è positiva. Io parto però, vai, faccio un po' i Sì. pulci. Situazione portieri può creare qualche problematica visto che sembra non esserci il portiere? Abbiamo chiesto in Lega di giocare con due portieri.
questa novità straordinaria e crediamo che possa passare giusto questa proposta. A parte gli scherzi, la situazione portieri nel regolamento c'è la possibilità di cambiare durante ogni partita, di scegliere. Come abbiamo detto, l'idea è sempre stata quella di valutare i ragazzi durante la settimana. C'è stata questa, come ho detto, siamo stati molto contenti del lavoro che hanno fatto e della crescita che hanno avuto i ragazzi durante il ritiro, però c'era questa opportunità comunque che si è manifestata di Desplanche, e pensiamo che possa essere un valore per il club, per cui abbiamo deciso comunque di fare questo tipo di investimento. Tra l'altro Sebastian non è pronto per giocare, avrà bisogno almeno di una ventina di giorni, un mese credo, per essere a posto, per cui ripeto, dal momento in cui sarà al 100%, come sempre, come per ogni ruolo, le valutazioni saranno fatte su quello che innanzitutto la decisione del mister, ma anche su quello che sarà poi il loro rendimento durante la settimana. Però ci sentiamo sereni, tranquilli, assolutamente. L'arrivo di Stoppo all'ultimo giorno di mercato è stata un po' una sorpresa. Ce lo spieghi un po'? Allora, io credo che noi siamo stati molto bravi nell'arrivare nel lavoro in uscita, per cui noi siamo arrivati a 3-4 giorni dalla fine del mercato con 3 slot a disposizione, e quindi il discorso di arrivare a 3 giorni dalla fine del mercato, avendo già fatto tutte le uscite, e arrivare con 3 slot a disposizione, ci ha permesso di essere sereni, vigili e poter, se c'era l'opportunità, intervenire. Ci sono state queste opportunità. La prima era quella di Stoppa, che è stato un ragazzo che è stato seguito già, lo sapete, insomma, dall'inizio, quindi poi dopo diciamo che il Palermo, chiaramente, insomma, la Serie B poteva essere un palcoscenico comunque importante. Abbiamo avuto la fortuna, nella sfortuna, che ha cambiato l'allenatore, ha cambiato il direttore sportivo, quindi si è riaperta questa possibilità e siamo stati pronti a prenderla. E il ragazzo, che sapeva già del nostro interesse, insomma, eravamo già in contatto da prima, insomma, ha accettato subito, per cui siamo stati contenti di portare Matteo qua. E sul terzino volevo chiederti, sì, perché si era parlato di un nome, poi sì, alla fine siete riusciti comunque a centrare. Sì, c'erano due possibilità. Ripeto, il fatto che durante questo ritiro purtroppo ancora Cappe non sta ancora benissimo, è veramente, lo dico pubblicamente, deve stare veramente sereno. Io sono passato da momenti del genere. È stato un anno e mezzo fermo, quindi per problemi, insomma, comunque legati a un problema fisico. Deve stare veramente sereno, la squadra, la società, il mister, tutti siamo con lui al 100%, avrà tutto il tempo per tornare, speriamo il più presto possibile, con grandissima serenità, sappiamo che è un valore per noi e quindi lo aspettiamo al 100% a braccia aperte. E dal punto di vista, ripeto, del mercato, c'era questa possibilità e abbiamo valutato il fatto di un giocatore che potesse fare sia il braccetto, il centrale di destra, difensivo, e sia il quinto, diciamo, però con caratteristiche un pochettino più difensive. Abbiamo individuato Valietti, che, come sapete, anche lui era un ragazzo, questo per dirvi sempre comunque l'idea e la progettualità, seguito già a gennaio scorso, sono stati molto vicini a prenderlo, poi c'è stato un problema all'ultimo a livello burocratico dove non siamo riusciti a prenderlo, per cui quando si è ripresentata poi l'occasione, insomma, l'abbiamo questa volta, insomma, andato tutto liscio, anche se poi è stato depositato anche lui alla fine, però è andato tutto bene. Senti, non si può non parlare di Maggio, che è stata una, sì, figura molto importante, la società l'ha detto a più riprese durante questo mercato, mm-hmm, e tu stesso hai detto che ti eri sempre lasciato una porta aperta, mm-hmm, e che hai sperato, eccetera. Invece poi alla fine questo sogno del Vicente, insomma, non si è avverato. Puoi raccontare poi com'è? Ma ripeto, abbiamo sempre parlato, abbiamo sempre avuto la speranza, chiaramente, proprio per Alberto, per i valori che hai detto tu del ragazzo, certo, straordinari e tutto. Però, ripeto, poi, insomma, siamo dovuti a un certo punto obbligatoriamente andare su un altro profilo. Certo. Detto questo, rimane
Innanzitutto il grazie enorme a Christian per quello che ha fatto la scorsa stagione, perché veramente non, diciamo che va quasi smesso, ma per l'amore di questo club si è messo di nuovo scarpe, pantaloncini e calzettoni e ha dato una mano straordinaria purtroppo poi non è andata bene, voglio dire, ma nella rimonta, nella rincorsa che ci ha portato comunque alla finale playout. E questo secondo me gli ha dato chiaramente ancora qualche idea di dire ma c'ho ancora voglia, perché poi insomma l'appetito viene mangiando, però evidentemente poi insomma le scelte sono state diverse, ma ripeto, Christian qui a Vicenza ha e avrà sempre porte aperte, braccia spalancate ad abbracciarlo e quando vuole insomma portarlo dentro, perché è un valore sicuramente per la città, per la società in qualsiasi veste. Senti, cosa dice chi vede questa squadra molto forte, ma anche sbilanciata parecchio? Io magari ce Glielo chiede l'ho. da mister poi, no? Glielo chiede Eh? la conferenza. Sì, no, ma siccome l'hai costruita, poi tu dai in Sì. mano al mister la rosa e il mister sono problemi suoi, come deve fare. Ma tu che l'hai costruita e ti sei posto il problema di questo sbilanciamento, perché a parole dire ma tanto noi segniamo un gol in più, e poi il calcio lo conosci bene di me di sicuro, perché l'hai giocato a livelli importantissimi, non è proprio così semplice, tanto noi segniamo un gol in più. No, 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 non è semplice, no, no, assolutamente. La mia scorsa, quando ho detto così, è una questione di messaggio che voglio dare e di identità. Abbiamo una squadra coraggiosa, arrembante, che abbia questo tipo di identità che vada in avanti. Ma queste sono parole mie, parole del mister, parole del club. Vogliamo questo tipo di squadra. Poi è difficile realizzarlo in campo, questo non c'è dubbio, ma dobbiamo dare coraggio, forza a questi ragazzi, dobbiamo e vogliamo e crediamo in loro al 100%, anche di più, per cui il messaggio che deve passare deve essere sicuramente un messaggio dove la squadra la vogliamo che sia dominante in campo, che prenda la partita in mano, che voglia incidere in ogni fase del gioco. Vogliamo questo, chiediamo questo ai ragazzi, li prepariamo, il mister li prepara affinché loro siano protagonisti in campo e si divertino in campo. E io credo che abbiamo le caratteristiche per poter lavorare in entrambi, nel senso abbiamo le caratteristiche per poter essere, quando ci sarà il momento, più difensivi, abbiamo le caratteristiche per poter essere molto offensivi, questo non c'è dubbio. Ma credo che da un punto di vista tecnico, più che di caratteristiche, dobbiamo sempre parlare di attitudini, dobbiamo sempre parlare di quello che vogliamo dai ragazzi. Ripeto, poi si può difendere bassi, si può difendere alti, questo è un altro modo. Ripeto, non sono componenti, non sono parti mie. Voglio dire, nonostante ci si confronta e si parla con il mister 24 ore al giorno, così come è stato anche sul mercato, chiaramente. Per cui credo che sia, no, abbiamo comunque le caratteristiche per poter essere, ripeto, ben equilibrati in campo, nonostante, ripeto, l'attitudine e l'indole, come dici tu, che è chiaramente un'indole propositiva offensiva. Direttore, questo è stato un mercato decisamente importante, rispetto alla categoria, credo, dei 5 di questa proprietà, forse il più importante. Volevo capire, è stato fissato un budget a inizio sessione sul quale tu sapevi di dover lavorare, di poter lavorare, Sì. o in corso d'opera poi si sono presentate delle opportunità e la proprietà ha detto se c'è bisogno facciamo un altro sforzo? Ma come ti dicevo, la proprietà non mi ha mai negato nulla, anche in quest'ultima giornata, paradossalmente quella di ieri, quando ho proposto il giorno prima che c'erano queste tre opportunità e possibilità di chiuderle, mi hanno dato carta bianca nell'andare poi insomma a investire, a mettere a segno questi colpi. Per cui devo dire che chiaramente questa è una società che lavora per budget, chiaramente questa è una società molto ben strutturata, ma come ho detto prima non si sono mai tirati indietro per nessun tipo di investimento, e questo credo che sia stato assolutamente visto dalla gente, visto dai tifosi, visto da tutti. Per
ripeto, al di là dell'importante o no, perché poi non sono arrivati i nomi roboanti, ma credo che sia stata ben definita quella proprietà, quella che è la progettualità di questo club, che è la cosa ancora più importante. Poi sono stati fatti chiaramente investimenti su ragazzi giovani, investimenti su giocatori di categorie importanti, per cui, ripeto, da un punto di vista di club non mi è mai stato detto no su nessun tipo di operazione. In questa squadra c'è un giocatore che non è storico per Vicenza come Giacomo Elli, che potrebbe rischiare di avere meno spazio quest'anno. Vi siete confrontati con lui? Aveva avuto opportunità reali per poter uscire? Ma allora, ci sono state, è un giocatore forte, quindi è un giocatore che ha avuto qualche richiesta, sicuramente. Jack ci tiene tantissimo a Vicenza, ci tiene tantissimo anche al bene della squadra e anche a, credo, entrare definitivamente, già lo è, chiaramente una leggenda, la storia di questo club, per cui da un punto di vista tecnico siamo molto contenti, perché è un giocatore che conosciamo, quindi sappiamo i colpi, le giocate che ha, sta a lui come sta facendo mettersi a disposizione del gruppo, lavorare come ha fatto in questo ritiro in maniera eccezionale, poi sarà il mister a decidere come impiegarlo. Credo che la forza di questo gruppo deve essere veramente mettere la squadra soprattutto e non le individualità. Non esiste Balzaretti, non esiste Baldini, esiste il Vicenza. Esiste il Vicenza e tutti sono a disposizione per poter fare una stagione importante. Ci sarà in un arco di una stagione il momento in cui Balzaretti sarà al 100%, ci sarà il momento della stagione in cui Balzaretti sarà al 15%. Si vincono le partite non solo con gli 11, ma si vincono con i 16. Per cui per noi aver creato valore ed opportunità deve essere realmente un valore, un'opportunità a partite in corso e durante la stagione. Però la squadra, l'efficienza viene prima di qualsiasi singolo, e questa è una cosa che abbiamo già detto, ma ribadiremo alla squadra. Senti, una cosa un po' tecnica, facendo sì. E contando i nomi, ce ne sono 28, però due di sicuro, Mondazzan e Corradi, che hanno incontrato i formatori, quindi non rientrano. Li stiamo a 26, oppure è Alessio che... No. Il gruppo è fatto di 26 ragazzi. Il gruppo è fatto di 26 ragazzi, ci sono quattro portieri. Corradi è chiaramente un ragazzo che non entra in lista, ma si allenerà, come ho detto, assolutamente con la prima squadra. È un ragazzo che credo che a fine anno qualche partita la farà, ne siamo convinti. Fatto sta che eravamo indecisi anche qua sull'andare poi su un difensore, perché lui ci stanno delle garanzie importanti. È un ragazzo sul quale puntiamo e, come ho detto prima, l'età per noi, l'abbiamo dimostrato, conta poco. Se Corradi meriterà di giocare, il mister lo farà giocare. In questo momento sono delle risposte importanti, per cui al di là del fatto che poi può essere o non essere nella lista, perché la lista ci consente, non essendo un contratto professionistico, di non essere nella lista, è un ragazzo assolutamente a tutti gli effetti della prima squadra, che si allenerà con la prima squadra. Poi chiaramente lo gestiremo durante la stagione in base al minutaggio che farà con noi, in base ad altre esigenze, ma sicuramente è un ragazzo che ha dato delle risposte, dando delle risposte veramente importanti. Credo che l'avete visto anche voi nell'amichevole in cui è stato impegnato, non lo vediamo tutti i giorni, ce l'abbiamo sotto gli occhi, il ragazzo sta veramente lavorando molto molto bene, siamo molto contenti. Io volevo chiederti, l'anno scorso quando sei arrivata a Vicenza hai dovuto mettere mano a una squadra che c'era già, quest'anno invece diciamo siamo partiti da giugno con la possibilità di costruire il gruppo e di fare tutto. Alla fine del lavoro, che voto dai a questa squadra, o che voto ti dai, o che voto... Non lo so, veramente non ho voto perché non si può fare. Io credo che oggi, se intervistate tutti i direttori sportivi, diranno che è la più forte. Consideri, allora mettiamola così, consideri la più forte il Vicenza, come dicono gli altri che continuano a dire il Vicenza la più forte. Ok. Con il nostro lavoro e con le idee che volevamo portare. Quando siamo stati scelti, io e il direttore Vallone, abbiamo portato un progetto e un'idea. Credo che abbiamo rispettato, stiamo cercando di rispettare, di essere coerenti con quella che è l'idea del club.
E ripeto, dobbiamo trasformare tutto ciò e ci vuole tempo, chiaramente, perché poi sono tanti ragazzi nuovi, abbiamo fatto la conta prima e adesso è il lavoro più importante, stare nel trasformare questo gruppo di giocatori in squadra, dargli un'identità ben precisa. Da un punto di vista progettuale credo che la strada sia quella che avete visto, quindi ripeto, siamo stati molto coerenti con quello che volevamo fare. Io credo che non siamo la favorita, non siamo la favorita, siamo una squadra ben attrezzata, sicuramente forte, forte perché ripeto, parlate con un direttore sportivo che ha scelto tutti i ragazzi e crede in loro al 200%, forte, ci sono altre squadre altrettanto forti. Pordenone è una squadra forte, la Triestina è una squadra forte, la Feralpi è una squadra collaudata, il Novara ha fatto la squadra. Siamo come loro e dobbiamo dimostrare in campo, ripeto, con tutti, giorno per giorno, con tutti gli atteggiamenti, l'attitudine che abbiamo, il lavoro quotidiano, dobbiamo meritarci la vittoria. Dobbiamo meritare la vittoria della partita per partita. Non credo che siamo, ripeto, la favorita, l'armata, non credo proprio, non credo. Siamo una squadra forte, competitiva come le altre, che deve dimostrare sul campo, ripeto, non solo di vincere, ma come, l'ho detto anche l'altra volta, non è solo importante. La vittoria deve essere una conseguenza di quello che siamo durante la settimana, di quella che è la nostra attitudine, è una conseguenza la vittoria di quello che siamo. Chiederti se è stato più difficile il mercato in entrata o in uscita e poi se c'è un'operazione tra quelle in entrata che al netto del valore dei giocatori ti ha soddisfatto maggiormente, se riuscito a portare. Ma allora, è stato un mercato in uscita molto importante, come hai detto te, è molto dispendioso sotto tutti i punti di vista e sono molto contento, ripeto, perché siamo molto contenti perché siamo riusciti ad arrivare a una settimana, ho detto prima 3 giorni, ma anche prima, sì, perché insomma Riccardo Grosso è uscito sabato, domenica, quindi ancora avevamo questi 3-4 giorni, con una squadra dove, ripeto, i giocatori che avevamo idea di far uscire sono usciti tutti e questo è stato una grande, è stato un grande lavoro, sì, perché poi, ti ripeto, ci ha permesso negli ultimi giorni di poter lavorare con grandissima serenità nel cercare di ritoccare, ripeto, la squadra. E non c'è un colpo più degli altri, ripeto, dove fare il nome, no? Siamo contenti di tutti perché erano tutti obiettivi, ed erano tutti obiettivi primari, quindi abbiamo centrato tutti gli obiettivi primari che avevamo, questo sicuramente. Grazie.